Non uccidetelo. Non ancora. Lo voglio vivo. Lasciatelo a me. Cerca di non combinare altri guai come con il direttore della DARPA. Già. Lui è il mio bersaglio. È solo mio. Riesce a sentire il Solid Snake? È più resistente di quello che pensavo. Sai chi sono io? Ho sempre saputo che un giorno ci saremmo incontrati. L'uomo che mi ha rubato ciò che era mio di diritto. Quello che mi ha rubato tutto dalla nascita. Io sono quello al quale hai rubato tutte le cose importanti. E ora, dopo il sacrificio dei nostri fratelli, dopo 30 lunghi anni, finalmente io e te ci incontriamo, il fratello di luce e il fratello d'ombra. Rassegnati, sei bloccato senza speranza di fuga. Ti serve anche questo DNA? Sì, ne voglio un campione mentre è ancora in vita. Dobbiamo correggere le mutazioni dei soldati genetici. Vuoi dire che allora saremo in grado di curarli? No, per questo dobbiamo mettere le mani sul DNA di Big Boss. Hanno già consentito le nostre richieste? Non ancora. Non cederanno. Sono tutti degli ipocriti, dal primo all'ultimo. Questa è la tua opinione di Kurda? Mettono sempre per prima la politica. È vero. È per questo che vogliono evitare una qualsiasi fuga di notizie sulla loro nuova, preziosa arma nucleare. Capo, sembra che il nostro amico si sia svegliato. Ma guarda che bella rimpatriata. Non sei d'accordo, fratellino? Oppure dovrei dire fratellone? Ah, non sono sicuro. Non che la cosa mi importi, comunque. Tu ed io siamo gli ultimi figli rimasti di Big Boss. Sono io. Davvero? E che hanno detto? Oh, razza di idioti! Molto bene, Raven. Arrivo subito. Le nostre richieste non sono state accolte. Lanceremo il primo missile tra 10 ore, come programmato. Maledetti americani. Non te l'aspettavi, vero? C'è qualcosa di strano. Normalmente gli americani restano sempre seduti al tavolo delle trattative. Probabilmente credono di avere un asso nella manica. Dobbiamo lanciare quella bomba atomica e cavalcarla per entrare con lei nella storia. Devo occuparmi dei preparativi del lancio. Assumi tu il comando, Ocelot. Che fai? Resti a goderti lo spettacolo? No, non mi interessa. È tempo di dare da mangiare ai bambini. Allora preferisci i tuoi lupi al mio show, eh? Ocelot, non combinare guai come con Anderson. Certo, quello è stato un incidente. Non pensavo che uno scribacchino come lui fosse così resistente. Beh, le sue difese mentali erano state fortificate con una terapia ipnotica. Capo, che mi dici di quel ninja? Ha ucciso 12 soldati. Chiunque sia è completamente pazzo. Quel bastardo mi ha staccato una mano. Come ha fatto ad arrivare qua? Forse tra noi c'è una spia. Mantis è morto. Dobbiamo ancora scoprire che cosa ha ucciso Baker e Octopus. Siamo a corto di uomini. Per cui vedi di sbrigarti con questa tortura. Tortura? Questo è un interrogatorio. Chiamalo come preferisci. Ci vediamo, fratellino. La tua donna è ancora di questo mondo. Meryl. Ci vediamo, bellezza. Una volta che ha scelto una preda, non riesce a pensare a nient'altro. A volte si innamora persino prima di ammazzarla.
Finalmente siamo soli. Come ti senti? Non male. Ho fatto un bel pisolino su questo letto girevole. Peccato che lo abbia fatto da solo. Sono felice di sentirlo, ma sai, questo non è un semplice letto. Ora ti farò vedere alcune sue interessanti caratteristiche. Dove sono le mie cose? Non preoccuparti, sono tutte qui. Washington ha corso un bel rischio mandandoti qui. Ci deve essere qualcuno che si fida ciecamente di te. Vero, caro il mio portatore? Allora, il Metal Gear è armato con un nuovo tipo di testata nucleare. Perché non chiede a Campbell di raccontarti tutta la storia? Il colonnello? Già che ci siamo. Il presidente Baker ti ha dato un disco ottico, giusto? E se così fosse? Si tratta dell'unico disco. Non ci sono altri dati. Che cosa vuoi dire? Non ci sono altre copie. Se non ci sono, siamo a posto. Meryl sta bene? Non è ancora morta. Probabilmente Wolf si sentiva generosa. Ma se vuoi farla stare meglio, farei bene a rispondere immediatamente alle mie domande. Avevi con te una scheda chiave. Dove sono le altre due? Qual è il trucco che c'è dietro alla scheda? Trucco? Quella vipera di un presidente ha detto che c'è qualche trucco per usare la scheda. Io non lo conosco di certo. Ho capito. Nessun problema. Ora giocheremo, Snake. Giocheremo a scoprire che uomo sei veramente. Quando il dolore diventa insopportabile, tu arrenditi e finirai immediatamente. Ma se lo farai, la vita della ragazza sarà mia. Premendo più volte il pulsante cerchio, puoi recuperare le energie. E se invece vuoi arrenderti, premi il pulsante selezione. Quando l'energia vitale scende a zero, la partita finisce. Non ci sono crediti per continuare, amico. E non provare nemmeno con l'autofire. Me ne accorgerei. Ora il tuo corpo sarà attraversato da una corrente elettrica ad alto voltaggio. Sai, se dura poco, non ti uccide. Sei un duro, Snake, eh? Ma ho delle brutte notizie per te. Non sei un prigioniero di guerra. Sei un ostaggio. Non c'è la Convenzione di Ginevra. Nessuno ti verrà a salvare. Comincia a sentire un po' di paura, eh? Bene, è normale. Ok, cominciamo. Ok, andiamo. Hai vinto tu. Ne hai abbastanza. Allora sei umano, dopo tutto. Ora finirà la tortura, come ti avevo promesso. Però prenderò la vita della ragazza in cambio. Mi divertirò con lei prima di ucciderla. Meryl. Spero che tu riesca ancora a guardarti allo specchio, amico mio. Sembra che abbia un compagno di cella. Il direttore della DARPA. Blah, che puzza. Dannazione, ho preso il raffreddore. Quella strega mi ha fregato i vestiti. Snake, stai bene? Sono stato meglio. Come sta Meryl? Snake, il governo ha deciso di non cedere alle loro richieste. Stiamo cercando di guadagnare tempo. Andiamo, colonnello. Perché non la finiamo di giocare? Mi spiace per Meryl, ma facciamola finita con le bugie. Di che stai parlando? Il Metal Gear è stato progettato per lanciare un nuovo tipo di testata nucleare, vero? L'ha sempre saputo, vero?
Perché ha cercato di nasconderlo? Mi spiace. Non riesce a dire le verità spiacevoli. Lei è cambiato parecchio. Metal Gear, ricerca segreta su armi nucleari avanzate. Ne sa qualcosa la Casa Bianca? Quanto è estesa la faccenda? Per quanto ne so, fino a ieri il presidente non era stato informato del progetto Rex. Un segreto per pochi. È questa l'idea. Sono tempi difficili. Perfino le testate nucleari subcritiche stanno sollevando un bel polverone. Il vecchio concetto della negazione plausibile. Esatto. E domani è previsto che il presidente e la sua controparte russa firmino l'accordo START 3. Ah, è questo il motivo dell'ultimatum. Proprio così, Snake. Ed ecco perché non possiamo permettere che si sappia di questo attacco dei terroristi. Ma ancora non abbiamo ratificato lo START 2 né risolto il problema dei DMT. Ciò ha a che fare con la reputazione del presidente e col ruolo dell'America di superpotenza egemone. Quindi il patriottismo è la vostra scusa per aggirare la Costituzione? Per piacere, Snake. Cerca soltanto di fermarli. E perché io? Perché sei l'unico che può farcela. In questo caso voglio la verità su questo nuovo tipo di arma nucleare. Te l'ho detto prima, non conosco alcun dettaglio. Non le credo. Se la situazione è così seria, perché non cedete alle loro richieste? Lasciamo gli resti di Big Boss. Vedi? O forse c'è qualche ragione per cui non potete farlo. Magari qualche ragione di cui non volete dirmi niente. In pubblico il presidente si è fortemente opposto agli esperimenti eugenici. Non vogliamo che si sappia dei soldati genetici. E questa sarebbe l'unica ragione? Vada al diavolo. Mi spiace. Il cadavere del direttore della DARPA è proprio qui, accanto a me. Poveretto. Ma c'è qualcosa di strano, anche dall'odore. Sembra morto da giorni. E tutto il suo sangue è stato succhiato via. Succhiato via? Forse per rallentare la decomposizione? Non ne ho idea. Ma il direttore è morto solo da qualche ora, giusto? Già, eppure ha già iniziato a decomporsi. Che cosa potrebbe esserci dietro? Forse cercavano qualcosa nel suo sangue. Ne dubito. Solo i nanoidi e il trasmettitore. Il direttore gli ha rivelato il suo codice di detonazione? Temo di sì. Pare che abbiano entrambi i codici e siano ormai vicini a lanciare. Dannazione, non c'è un modo per impedirlo. Pare che ci sia un sistema di emergenza capace di scavalcare il codice di detonazione. È una contromisura installata in segreto dall'Armstech. Bisogna sbloccarlo con 3 schede speciali. E dove sarebbero queste schede? Io ne ho una, ma non so dove siano le altre e per giunta sono chiuso qui dentro. Non abbiamo scelta. Lascia perdere le schede. La tua priorità numero uno adesso è distruggere il Metal Gear. Mi spiace scaricarti tutto quanto addosso, ma mi sei rimasto solo tu. Esci da lì in qualche modo e raggiungi la torre di comunicazione. Naomi, per favore, parlami. Dimmi qualcosa che non mi faccia pensare al dolore. Che cosa posso dire? Qualsiasi cosa. Io non sono molto brava con le parole. Ti prego, dimmi qualcosa di te. Di me? È una richiesta difficile. Non hai famiglia. Questo non è un argomento che mi fa piacere discutere. Io non ho famiglia. No, aspetta. C'era stato un uomo che aveva detto di essere mio padre. Dov'è? Morto. Per mia mano. Big Boss. Che cosa? Big Boss? Non l'avrei mai pensato. Non potevi. Non c'erano indizi. È successo a Zanzibar 6 mesi fa. Solo Snake e io sappiamo la verità su ciò che è successo laggiù. Allora è vero. Big Boss era davvero tuo padre. Almeno così ha detto. È tutto quello che so. E sei riuscita a ucciderlo sapendo una cosa del genere? Certo. Ma come? Lo voleva lui. E poi certe persone sentono proprio il bisogno di uccidere. Ma questo è parricidio. Sicuro. È il trauma di cui parlava Mantis. La cosa che abbiamo in comune. E questo è il motivo per cui ha lasciato la Foxhound? Limitiamoci a dire che avevo bisogno di restare solo per un po' e che l'Alaska era il posto ideale. Snake. Beh, neppure io ho mai avuto una vera famiglia. Solo un fratello maggiore che mi ha fatto frequentare la scuola. Ma non eravamo consanguinei e lui era molto più anziano di me. Dove si trova ora? È morto. Oh, mi spiace. Snake, non c'è una donna nella tua vita. Dopo aver combattuto tutte le guerre che ho dovuto combattere io, è difficile avere fiducia in qualcuno. Nessun amico? Roy Campbell. Mi consideri ancora un amico? Tutto qui? No, ce n'è stato un altro.
Frank Jaeger. Di cosa? Il più fedele luogotenente di Big Boss, nonché l'unico membro della Foxhound ad aver ricevuto il nome in codice Fox, Ray Fox. Ho imparato davvero molto da lui. Ma non avevate cercato di uccidervi? Vero, avevamo cercato. È successo a Zanzibar, ma non è stato niente di personale. Eravamo semplicemente due professionisti che lavoravano per fazioni opposte. Questo è quanto. E continuate a considerarvi amici? È tanto difficile da credere. La guerra non è una buona ragione per terminare un'amicizia. Questo è pazzesco. L'ho incontrato la prima volta sul campo di battaglia. Era tenuto prigioniero a Outer Haven, ma non mi sembrava un vero prigioniero. Era sempre così freddo e compassato. Io ero ancora inesperto e lui mi ha spiegato i trucchi del mestiere. Lo conoscevi bene? No, non abbiamo mai parlato della nostra vita privata. Era una specie di regola non scritta. E la volta successiva che ci siamo incontrati nel campo di battaglia, eravamo nemici. Ci siamo affrontati a mani nude in un campo minato. So che per molti può sembrare strano, ma eravamo semplicemente due soldati che facevano il loro lavoro. È un po' come uno sport. Gli uomini e i loro giochini. Siete come animali selvatici. Hai ragione. Noi siamo precisamente animali. Se eravate amici, come spieghi il comportamento del ninja? Non so spiegarlo. Sono i vostri geni. Vi predispongono alla violenza. Ti piace proprio parlare di geni, eh? Naomi, come mai sei finita nella ricerca genetica? Perché non ho mai visto i miei genitori, né ho mai saputo che faccia avessero. Forse sono finita qui perché volevo capire le ragioni per cui sono come sono. E così ti sei messa a studiare il DNA? Sì. Ho pensato che se avessi studiato la mia struttura genetica, avrei scoperto chi sono davvero. Pensavo che analizzando le informazioni contenute nei geni di una persona, avrei potuto dare un senso alle zone d'ombra nella sua memoria. Perché la memoria si trova nel DNA? Non ne siamo ancora sicuri, ma sappiamo che il destino genetico di una persona è stabilito unicamente dalla sequenza dei quattro nucleotidi del DNA. Allora tu sai tutto del mio destino, perché tu conosci perfettamente la mia sequenza DNA, giusto? Il tuo destino? Mi spiace davvero. Non ne ho la minima idea. Certo che no. Sei una scienziata, non un'indovina. Master, io... Non dirlo, Snake. Hai ancora una missione da compiere. In questo momento non devi pensare ad altro. Solo perché ti hanno rinchiuso non significa che tu non riesca a evadere. Tieni gli occhi e le orecchie bene aperti e quando vedi l'occasione, cogliela al volo. Otacon, stai bene? Sì, grazie alla mimetica ottica. Devo chiederti un favore. Mi serve il tuo aiuto. Mi domandavo quando me l'avresti chiesto. Che dovrei fare? Mi hanno catturato. Sono rinchiuso in questa cella. Quale cella? C'è una grossa macchina da tortura qui vicino. Ok, ho capito dov'è. Arrivo subito. Grazie. Ma che cavolo fai? Ma che cavolo fai? Credevi di farmela, eh?
Sono qui! Dove? Sono io! Otacon! Wow, sono riuscito a catturarti! Presto, fammi uscire di qui! Lasciami! Mi fai male! Muoviti! È così che chiedi un favore a un amico? Lasciami! Gesù! Sembra una gabbia di un animale! È canfo! Guarda quell'uomo! Eia! È il direttore della DARPA! Se non ti sbrighi a tirarmi fuori di qui, presto me ne starò disteso accanto a lui! Bastardi! Questa serratura non si apre con le tessere di sicurezza! Serve una chiave come quella che ha il soldato! E allora che sei venuto a fare qui? Io pensavo che tu avessi fame. Se hai bisogno di cibo, te ne posso portare dell'altro più tardi. Ah, ho trovato questa tessera di sesto livello. Ti servirà per uscire dalla sala delle torture. Ecco, prendi anche questo. Che cos'è? È un fazzolettino. Me l'ha dato Sniper Wolf. Perché? Non lo so, ma è stata carina con me. Questa mi sembra la sindrome di Stoccolma. Ero io che mi prendevo cura dei cani qui. Quando sono arrivati i terroristi, volevano abbatterli tutti, ma Sniper Wolf li ha fermati. Mi ha persino permesso di nutrirli, quando gliel'ho chiesto. Se ama i cani, deve essere una brava persona. Non farle del male, per favore. Apri gli occhi, è stata lei a sparare a Meryl. Beh, questo è tutto quello che posso fare. Stanno per lanciare una bomba atomica, capisci? Li devo fermare! Allora dovrai andare oltre la torre di comunicazione. Per prima cosa devo uscire di qui. Avanti, sto facendo del mio meglio. La guardia ha la chiave, devi farla fuori. Ehi, io non sono un soldato, non posso fare fuori nessuno. Devi farlo. Mi ucciderà! Oh cavolo, sta tornando indietro, ci vediamo più tardi. Aspetta! Thank you.
Per raggiungere la base sotterranea dove si trova il Metal Gear, dovrai scalare la torre di comunicazione, sul lato nord della caverna. Snake, Naomi vuol parlare con te. Come ti senti, Snake? Beh, Naomi, per dire la verità, credo di essermi beccato un raffreddore. Ti sto controllando tramite i nanoidi. La tua temperatura è piuttosto elevata e i tuoi linfonodi sono leggermente ingrossati. Non preoccuparti, però. Sembra che sia solo un semplice rinovirus. Mi chiedo se l'ho preso da quel soldato. Ho aumentato la tua nutrizione e il livello degli zuccheri nel sangue. Non mi puoi curare. Mi spiace, Snake, ma i nanoidi non sono dotati di antibiotici. Forse potresti trovare dell'aglio. Sai, contiene degli antibiotici naturali, oltre a vitamine e minerali. Ah, aglio crudo. Figuriamoci. Da qualche parte nella base ci sarà una medicina per il raffreddore. Prendendola ti sentirai meglio. Altrimenti dovrai attendere che il sistema immunitario del tuo corpo abbia la meglio.
Quanto riguarda Meryl... Colonnello, mi spiace. Ascoltami. Io non sono stato capace di proteggerla. Snake, va tutto bene. Hai fatto ciò che hai potuto. Ora non pensarci più. Colonnello... Ha accettato di sua spontanea volontà. Sono sicuro che era pronta a tutto ciò. No, non è vero. Meryl... Pensava che avrebbe dovuto diventare un soldato, che era l'unica cosa da fare. Aveva detto che così si sarebbe sentita più vicina a suo padre morto. Ha detto così? Non era pronta per combattere, veramente. Non avrei dovuto spingerla tanto. È colpa mia. Tutto questo non è da te, Snake. Lei, Master, che succede? Mi dispiace di aver origliato, ma non posso più ascoltare senza dire niente. Master. Snake, se vuoi aver rimpianti puoi farlo. È naturale. Ma non puoi continuare a torturarti per qualcosa che è successo nel passato. È una strada che conduce alla pazzia, credimi. Ha ragione, non devi buttarti giù così. Non sarebbe degno di una leggenda come te. E inoltre, per quanto ne sappiamo, Meryl sta bene, no? Mayling. Snake, dimentica Meryl e pensa a fermare Liquid. È anche ciò che Meryl avrebbe voluto fare. Giusto, Meryl avrebbe detto proprio così. Snake. Sì. Meryl è piuttosto importante per te, vero? Sì, è importante. Non ci sono molte donne come lei in giro. Non è ciò che intendevo. È la nipote del colonnello,
ed è un soldato. E questo sarebbe tutto? Su, dai. Oh, sembra un interrogatorio della polizia. No, no, stavo solo... Suppongo che sia una questione di geni. Geni? Di che cosa sta parlando, colonnello? No, stavo solo ripensando al nonno di Naomi. Ci ha raccontato che il nonno aveva fatto carriera ed era diventato assistente segretario dell'FBI ai tempi di Edgar Hoover. È vero? Sì, sì. Era giapponese ed è riuscito a diventare un agente segreto speciale nella lotta contro la mafia. Quando è stato? Oh, intorno agli anni 50, mi pare. E dove? New York, credo. Eh? Naomi? Pensavo che tu non avessi famiglia. Ho fatto qualche ricerca dopo essere diventata adulta. Mio nonno era già morto quando seppi di lui. Non sono mai riuscita a vederlo. Oh. Snake, buona fortuna. Attento a te, Snake. Quella è la porta del camminamento. Non si apre, neanche se uso la tessera. Eh? Oh, giusto, me l'ero scordato. Ne sai qualcosa? A volte quella porta si ghiaccia all'esterno e rimane bloccata. La prossima volta avvertimi prima. Allora, cosa dovrei fare? È impossibile aprirla dall'interno. Usano sempre del C4 o altro da fuori. Da fuori? Non si può aprire da dentro. Mi dispiace, è impossibile. Ma non preoccuparti, ce la farai. Ci sono due camminamenti che collegano la torre A alla torre B. L'altro è sul tetto. Basta che usi il camminamento superiore. Thank you.
Dannazione! Snake! Mi dispiace, ma non posso lasciarti passare! Liquid! Non andrai più da nessuna parte! Muori! Combattere con un Hind a mani nude! Ora sei mio! Se resto qui sono finito. Ecco come fare a calarti. Premi il tasto croce per saltare lontano dal muro. Poi premi in basso sul tasto direzionale per andare verso il basso. Se salti mentre premi sinistra o destra sul tasto direzionale, puoi spiccare un gran balzo nella relativa direzione. Puoi tenere premuto il tasto cerchio mentre usi il tasto direzionale per camminare lentamente da una parte all'altra del muro. Se starai attento ai tempi, dovresti riuscire a scansare i colpi dell'Hind mentre ti cali sul camminamento. Snake, se c'è qualcuno che può riuscire in questa impresa, sei tu.
Dannazione! Non sparare! Sono io, non sparare! Sono io, Snake! Otacon, come hai fatto ad arrivare qui? In un modo meno teatrale di quello che hai scelto tu. Io soffro di vertigini. Hai visto tutto? Sì, stavo guardando. Ero nel retro del camion, grazie alla mimetica ottica. E come hai fatto a salire fino a qui? Con l'ascensore, naturalmente. Il primo piano dello scalone è stato distrutto. È per questo che ho preso l'ascensore. Allora prima funzionava. Già, proprio così. Sei incredibile. Come l'eroe di un film o cose del genere. No, ti sbagli. Nei film l'eroe salva sempre la ragazza. Vuoi dire Meryl? Mi dispiace. Dimentica quello che ho detto. Snake, c'è qualcosa che ti devo assolutamente chiedere. È per questo che ti ho seguito fino qui. Ti sei mai innamorato di qualcuno? E sei venuto qui per chiedermi questo? No, voglio dire, io mi chiedevo se anche i soldati si innamorano. Che cosa stai cercando di dire? Credi che possa nascere un amore anche in battaglia? Sì, ci credo. Credo che in ogni momento, in ogni posto, due persone si possano innamorare. Ma se ami qualcuno, devi essere in grado di proteggerlo. Lo penso anch'io. Ho un favore da chiederti. Non ti preoccupare, è una cosa semplice. Te l'ho già detto che io non voglio far del male a nessuno. Non dovrei fare niente del genere. Ok. L'ascensore è bloccato in basso. Voglio che tu lo faccia muovere. Lo vedi? Che strano. Prima funzionava, ora invece non più. Forse il pannello comandi è rotto. Lo puoi sistemare? Prima era a posto. Se il problema è nel meccanismo, ci penso io. Io devo andare a schiacciare una mosca fastidiosa. Ok, io resterò qui a presidiare il forte. Buona fortuna. Sembri conciato veramente male, stai bene? Non ti preoccupare. Basta che faccia così e sto meglio. Devo solo pensare di non essere qui. Allora mi passa la paura. Una logica originale. Conto su di te. Yeah!
fine il serpente è uscito dal suo buco. Sei pronto ora, fratello? Perché mi chiami fratello? Si può sapere chi diavolo sei? Io sono te, sono la tua ombra. Cosa? Chiedi al padre che hai ucciso. Ti spedirò a incontrarlo all'inferno! Thank you.
Avanti, vola! Dannazione! Ci vediamo all'inferno, Liquid. E questo risolve il problema della cremazione. Snake, l'ascensore funziona! L'hai riparato? No, questa è la cosa strana! È partito tutto da solo, ora sta salendo! Ah sì? Bene. L'esplosione di prima, che cos'era? Oh, ho dovuto eliminare l'elicottero. L'elicottero? Ma è incredibile, Snake! Ascolta, ho bisogno di sapere esattamente che cosa fare. E questa è la strada per arrivare al Metal Gear. Certo, l'ingresso della base sotterranea si trova verso il fondo del nevaio, lì davanti. Va bene, cercati un posto sicuro dove nasconderti per un po'. Sto per andare di sotto. Lo so, non hai bisogno di dirmelo. E stammi fuori dai piedi, non cercare di fare l'eroe o altre sciocchezze. D'accordo, chiamami se hai bisogno.
Snake, c'è qualcosa che prima ho dimenticato di dirti. E sarebbe? Nel mio laboratorio c'erano 5 mimetiche ottiche allo stadio di prototipo. Va bene, e allora? Se togli quella che sto indossando ora, ne restano 4. Mi hai chiamato per farmi una lezione di aritmetica? Pensavo di procurartene una, così sono tornato al laboratorio e... E? Le 4 tute non c'erano più. Inoltre, per quanto riguarda l'ascensore che ho controllato, è davvero strano. È come se qualcuno lo stesse tenendo intenzionalmente fermo. Quando ci sei salito, si è attivato il segnale del limite di carico. Ecco, questa è un'altra cosa che mi ha fatto riflettere. Il segnale si è attivato e io sapevo benissimo che da solo non potevo superare i limiti di peso. Quanto pesi? 62 kg, mentre l'ascensore ne regge 300. Ci vogliono almeno 5 persone come te per raggiungere quel limite. Guarda fuori, Snake! I tizi che mi hanno fregato le mimetiche sono lì con te! Troppo tardi, Snake. Ora morirai! Bene? Otacon, ci sono altre mimetiche ottiche in giro? No, ne avevo solo 5. Allora questo non ha una mimetica ottica. Ma di chi stai parlando? Qualcuno mi sta sparando addosso, perfino in mezzo a questa tormenta. È lei? Wolf, Sniper Wolf. Sì, è lei, è sicuramente lei. Otacon, sembra quasi che tu sia contento. No, non lo sono. E allora che hai? Snake, per piacere non ucciderla. Ma sei matto? Ti supplico, lei è buona! Se avessi parlato con lei, lo sapresti anche tu! Stammi a sentire, ragazzo. Quella è una spietata assassina. Ti vedo perfettamente da qui. Te l'avevo detto. Non avrei mai rinunciato alla caccia. Ora sei mio. Wolf, no, non puoi farlo! Non metterti fra un lupo e la sua preda. Sei piuttosto in gamba se riesci a colpirmi in questa tormenta. Visto? Le donne sono per natura soldati migliori. Wolf, non farlo! Snake, ormai ci sono. Non senti che mi sto avvicinando?
È un errore per un tiratore scelto rivelare la propria posizione. Oh, sul serio? Allora, mio caro, ti manderò una lettera d'amore. E sai di che si tratta? Di un proiettile, dritto dal mio fucile al tuo cuore. Per favore, Wolf! Snake! No! Zitto, non immischiarti. Ora pagherai per Meryl. Voi uomini siete così deboli. Non riuscite mai a finire ciò che iniziate. Io aspettavo da tempo questo momento. Sono un cecchino. Aspettare fa parte del lavoro. Tutti i muscoli immobili, la concentrazione. Mi ha beccato al polmone. Non puoi salvarmi. Prego,
Finiscimi. Sono curda. Ho sempre sognato un posto pacifico come questo. Curda. Ecco perché sei chiamata Wolf. Sono nata su un campo di battaglia e lì sono cresciuta. Proiettili, sirene e urla sono stati la mia ninna nanna. Cacciati come cani, giorno dopo giorno, messi in fuga dai nostri miseri ripari. Questa era la mia vita. Ogni mattina mi svegliavo e scoprivo che qualcun altro della mia famiglia o dei miei amici era morto. Io alzavo lo sguardo al sole e pregavo. Pregavo di restare viva per un altro giorno. I governi del mondo hanno chiuso gli occhi di fronte alla nostra tragedia. Poi è arrivato lui. Il mio eroe, Saladino, che mi ha portato via da quell'orrore. Saladino, vuoi dire Big Boss? Sono diventato un cecchino. Nascosto, osservavo tutto attraverso il mio mirino. Ora potevo vedere la guerra, non da dentro, ma da fuori. Da osservatrice. Guardavo la brutalità e la stupidità della razza umana dal mirino del mio fucile. Mi sono unita a questo gruppo di rivoluzionari per avere la mia vendetta sul mondo. Ma ho tradito me stessa e il mio popolo. Non sono più Wolf, il lupo che volevo essere. Nel nome della vendetta ho venduto il mio corpo e la mia anima. Ora non sono nient'altro che un cane. I lupi sono animali nobili, non sono come i cani. Nella lingua Yupik, la parola lupo è Keglunek e gli aleuti li rispettano come onorevoli cugini. I mercenari come noi sono chiamati cani da guerra. È vero, siamo tutti in vendita per un prezzo o per un altro. Ma tu sei diversa, indomita, solitaria. Tu non sei un cane, tu sei un lupo. Chi sei tu? Sei Saladino? Wolf. Hai risparmiato la vita di Meryl. Lei non era il mio bersaglio. Io non uccido per divertimento. Riposa in pace. Morirai da lupo orgoglioso. Quale sei? Finalmente ho capito. Non aspettavo per uccidere la gente. Aspettavo che qualcuno uccidesse me. Un uomo come te. Tu sei un eroe. Per favore, liberami. Perché? Perché? Io ti amo. Cosa vuoi? Il mio fucile. Dammelo. È una parte di me. Ecco, ora sono tutti qui. Ok, eroe. Liberami. Addio.
Snake, hai detto che l'amore poteva sbocciare in battaglia. Ma io non sono riuscito a proteggerla. Che cosa stai facendo? Lo restituisco alla sua proprietaria. Non mi serve un fazzoletto. Perché? Perché io non ho più lacrime da versare. Io vado alla base sotterranea. Non abbiamo più tempo. Lo so. Ora dovrai proteggere te stesso. Non fidarti di nessuno. Sì. Se non riuscissi a fermare il Metal Gear, probabilmente questo posto verrebbe bombardato. Lo immaginavo. Potremmo non vederci mai più. Sarò sempre al mio codec. Voglio esserti ancora d'aiuto. Puoi andartene quando vuoi. Ricominci. Ricomincia la tua nuova vita. Snake! Per che cosa combatteva lei? Per che cosa combatto io? Tu, per cosa combatti tu? Se ce la faremo, te lo dirò! Ok. Cercherò di capirlo per conto mio!